Allora, abbronzatura, yeah, quest'anno è stata la prima volta, penso in, non so, probabilmente da sempre, o tipo 10 anni, che la gente tipo, quando mi vedeva si meravigliava, tipo, ma sei abbronzata? Cioè tipo a Belluno, in giro così, tutti i miei amici, ma sei abbronzata? Perché di solito effettivamente negli ultimi anni ho avuto un po' di sfiga, perché d'estate quando andavo in vacanza c'era sempre un brutto tempo, oppure tipo io sono una di quelle persone che se vai in vacanza anche in un posto tipo super soleggiato per una settimana e stai lì tipo appena torna a casa diventa bianca nel giro di 2 giorni. Invece quest'anno ho preso il sole magari per periodi più corti, tipo di 2 o 3 giorni, però più spesso nell'ultimo mese e mezzo, e quindi questa è la migliore abbronzatura, non quella che si prende tutto in una volta, che sta lì sotto il lettino per 20 ore al giorno, quella che si prende un pochino alla volta e quindi si mantiene anche meglio. Certo, adesso che siamo tornati a casa vogliamo che la nostra abbronzatura però duri ancora di più. Il problema è che ovviamente la pelle, cioè cos'è l'abbronzatura? L'abbronzatura è praticamente un layer superiore di pelle che si è scurita, ma appena c'è un rinnovo, che di solito succede ogni 2 settimane della nostra pelle, ovviamente, un po' come un serpente, la perdiamo! Quindi praticamente viene via tutta l'abbronzatura. È una cosa normale, non è possibile non perdere l'abbronzatura. Cioè, se voi vedete una persona che ce l'ha per 3 mesi, vuol dire che si è andata a perdere lampada, ha fatto qualcosa, perché non è possibile mantenere l'abbronzatura che si prende durante l'estate per più di un certo periodo di tempo. Però sicuramente possiamo far sì che si prolunghi il più possibile. E diciamo che la regola numero uno ovviamente è l'idratazione. Più la pelle è idratata e meno si stacca. Sapete benissimo, quando noi abbiamo la pelle secca tipo d'inverno, che iniziamo a grattarci, ci ritroviamo con le unghie piene di pelle, sotto la doccia, tutta la pelle che si stacca. È normale quindi. Più la pelle è idratata invece e meno ovviamente si staccherà. Quindi la cosa numero uno da fare, più che in inverno, più che in qualsiasi altro periodo dell'anno, subito dopo le vacanze, anche perché fa bene alla pelle, perché comunque la cosa assurda è che quando noi torniamo dalle vacanze ci vediamo più belle che mai con un po' di abbronzatura, cioè ci guardiamo nello specchio e diciamo cavolo, anche senza trucco mi vedo bene. In realtà se andiamo a guardare bene a fondo la nostra pelle non è nella migliore delle condizioni. Ad esempio, non so, io le prime volte mi ricordo che rimanevo sempre scioccata, perché quando poi mi truccavo dopo le vacanze improvvisamente mi accorgevo che avevo un sacco di imperfezioni, la pelle era tutta secca che tirava, si vedevano un sacco di macchie, cosa che magari in inverno invece non mi succede. Perché? Perché l'abbronzatura ci dà quella falsa illusione che la pelle sia perfetta, in realtà appunto se proviamo a fare qualcosa, mettere un po' di fonotinta, un po' di correttore, ci accorgiamo che è tutt'altro che perfetta, soprattutto perché è disidratata di solito, il sole tende a disidratare la pelle, quindi è molto più secca rispetto agli altri periodi dell'anno. Per questo è importantissimo proprio idratare. Io lo faccio con le mie maschere, questa è il pomodoro, l'ho fatta tipo 10 minuti fa per la prima volta, molto carina, illuminante, perché praticamente quelle idratanti le ho finite tutte perché abbiamo iniziato a parlare sia io che Claudio, perché poi anche lui adesso ha capito che più resta idratato e più mantiene l'abbronzatura. Gli altri anni si spellava dopo 2 giorni, che poi la cosa brutta è quando ci si spella, quando non ci si idrata, soprattutto se si spella di solito tipo nel naso o soltanto qui, quindi meglio cercare di idratarsi il più possibile. Quindi queste. La sera è importantissimo idratarsi, perché noi fa ancora caldo qui, abbiamo l'aria condizionata, quindi quando io mi sveglio la mattina ho il naso pieno, sono tutta secca, quindi è importante, se siete ad esempio non soltanto la sera però anche al lavoro, nei posti dove appunto c'è aria condizionata, andate fuori, tipo qua a New York va di moda andare al bar a lavorare, c'è sempre questa aria condizionata puntata, anche lì ci si idrata tantissimo. Ma soprattutto se la sera appunto avete questo problema, ma anche semplicemente aria normale che continua a venirvi addosso, mettetevi delle maschere. Io uso, vabbè, allora la prima che ho scoperto quest'anno è questa qua della Laneige, non so come si chiama, è coreana come marca. Questa era praticamente una provetta che mi avevano inviato con una delle mie box che prendo ogni mese. Siccome l'avevo finita, l'ho comprata nella versione grande, io l'ho comprata su Amazon, quindi si trova in America in alcuni posti, ma è abbastanza rara, tipo da Target, ma qua a New York non è che ci siano tantissimi Target. Io l'ho comprata, è gigante come confezione e non costa tantissimo, però non so se in Italia si trova, forse anche voi la riuscite a trovare online. È veramente ottima per il prezzo che ha. Io continuo a tenere quella piccola perché così la travaso e quando sono tipo in viaggio me la porto dietro, perché praticamente è tipo un gel azzurrino
non si secca mai al 100%, resta sempre un pochino appiccicosina, ma non troppo. Si mette un piccolo layer, un piccolo strato di questa qui sul viso e praticamente la mattina quando ci si sveglia lo si lava via. In questo modo ovviamente la pelle resta più idratata durante la notte, cosa che se vi accorgete, di solito infatti la notte c'è sempre il problema che quando ci si sveglia c'è sia il cuscino, tipo se avete il cuscino bianco con tutte le stirature marroni dell'abbronzatura con la pelle morta. Quindi è importante la sera, perché la sera appunto è uno dei momenti in cui si perde più pelle. Che bello, la sera perdiamo la pelle. Un'altra maschera che ho scoperto a Parigi quest'anno, perché me l'aveva consigliata una ragazza, è della Garancia o Garancia. Questa veramente è incredibile, infatti mi mangio le mani per averne comprata solo una. Adesso dovrò guardare online se riesco a trovarla, perché è piccolissima come confezione. Questa è fantastica perché a differenza di quell'altra, che è anche buona, anche questa aveva un prezzo, mi sembra di averla pagata 16. 16 euro mi sembra, o 16 o 18, non mi ricordo più. Comunque è fantastica, si assorbe tipo così, in 3 secondi. Quindi anche se avete tipo i capelli che vi vanno davanti, cosa che con l'altro è un po' più difficile, perché se vi vanno avanti i capelli il giorno dopo sono un po' più unticci, quindi è meglio usare uno spray, uno shampoo secco. Questo invece si assorbe, non si vede niente e poi sembra quasi un primer, perché rende la pelle fantastica. Infatti no, è veramente fantastica come crema, non penso di aver mai provato una crema del genere per la notte. Se avete i capelli lunghi vi dà fastidio, quella è veramente stupenda. Altra cosa importantissima, se volete mantenere l'abbronzatura non potete fare degli scrub, perché ovviamente lo scrub cosa fa? Rimuove la pelle morta, e se voi iniziate a scrubbarvi vi verrà via soprattutto in alcuni punti la pelle e quindi perderete l'abbronzatura. Quindi è importante non fare gli scrub. Altra cosa che io faccio, uso i miei, questo qua è quello mio che l'avete già visto in un altro video, è un autoabbronzante graduale. Allora, ovviamente la prima cosa che ci viene in mente quando siamo abbronzate, torniamo dalle vacanze, è uso l'autoabbronzante così continuo a restare abbronzata. Il problema, se leggete dietro qualsiasi autoabbronzante, almeno quelli seri, c'è scritto di fare uno scrub prima di farsi l'autoabbronzante, perché ovviamente se voi mettete l'autoabbronzante e la pelle è leggermente secca, cosa succederà? Che resteranno delle zone più scure vicino a dove c'è la pelle secca. Quindi se voi utilizzate i normalissimi autoabbronzanti, soprattutto quelli belli intensi, verrete fuori a macchie, sarà orrendo il risultato. Invece se usate uno di quelli graduali, sarà molto più leggero l'effetto, sarete in grado comunque di fermarvi, farlo solo una volta ogni 5 giorni. In questo modo non andrete ad aggiungere troppo colore, ma manterrete quello che avete. Se non avete ad esempio questi qua graduali, che io adoro comunque, un'altra cosa, un altro ottimo metodo, io l'avevo comprato un paio d'anni fa, non l'ho più comprato recentemente perché adesso sto usando questo, sono delle goccine che si mettono all'interno della crema normale. Sono delle gocce autoabbronzanti, ma anche quelle sono graduali. Di solito c'è scritto effetto Bon Min, non so come si pronuncia in francese anche quello, porca totana. Comunque, non sono... per intenderci tipo le gocce, quelle famose di Collis, tanto abbronzanti, quelle sono quelle normali, cioè sono fatte a goccia però sono strong, sono forti, quindi dà l'effetto che dicevamo prima. No, sono proprio, io l'avevo comprato di una marca sempre francese, era un contenitore minuscolo e proprio c'era scritto di mettere 2 gocce all'interno della crema idratante e poi metterselo sul viso, e quello era leggerissimo come effetto, però aiuta a prolungare l'abbronzatura. L'ho visto anche quest'anno di altre marche, però non mi chiedete quali, perché... non so, non mi ricordo neanche dove l'ho vista, però mi ricordo che l'ho vista e ho detto, ah guarda, sono come quelle che avevo io una volta. Quelle lì veramente sono fantastiche. L'unico problema con quelle, se le volete usare sul corpo, vi tocca spremere un bel po' di goccioline, quindi magari sul corpo utilizzate ad esempio delle spume o delle creme appunto effetto graduale. Ho visto che in Italia c'è stato anche lì quest'anno il boom di questi prodotti, quindi veramente potete fare un po' una ricerca e capire qual è il prodotto più adatto per voi. Ovviamente perché? Perché se voi continuate a mantenere l'abbronzatura sul viso, magari volete mantenerla anche sul resto del corpo, perlomeno sulla zona del décolleté, le braccia e magari un po' le gambe, dipende dalla temperatura e da quanta pelle vorrete vedere in giro, insomma. Queste sono le cose più importanti da fare per mantenere l'abbronzatura più a lungo. Cercate di idratare, bere acqua, non stare in stanze con aria condizionata troppo tempo,
Altra cosa, mi raccomando, preferite la doccia tiepida al bagno caldo, anche lì perché ovviamente l'acqua calda, più calda è, più disidrata la vostra pelle, più la vostra pelle è disidratata, più perderete la bronzatura. Quindi lasciate i bei bagni caldi per la stagione invernale, autunnale, e adesso preferite delle docce più veloci con acqua un po' più fredda rispetto al solito. Io non sono capace di fare la doccia con l'acqua freddissima, Claudio ogni volta si arrabbia perché tipo lui ama l'acqua fredda, io invece tipo se entro in acqua la lascio sempre bollente. Detto questo, io mi trucco un pochino, la cosa più bella quando si trucca da bronzate, appunto, che si usano meno prodotti, sulla pelle di solito utilizzo la BB cream, una che sto usando tantissimo quest'estate, questa qui della Caudalie, tonalità 2, medium, è veramente veramente buona. Come vedete il colore è molto più scuro rispetto al mio solito, perché sono più abbronzata e sicuramente non la potrò utilizzare in estate. Un'altra molto buona, però non credo che ci sia questo colore in Italia, è la BB cream della Maybelline, che è una delle mie preferite da tipo 3 anni, però appunto questo è il colore scuro che c'è soltanto in America. E questa è molto scura come potete vedere, però una volta sfumata, di solito se sono molto scura la uso pura, altrimenti ci metto una goccia di quella più chiara. Ci metto una goccia di quella più chiara e le unisco. Vedete, nonostante sia scura, una volta sfumata, essendo una BB cream e non essendo fondotinta, dà un ottimo colore senza andare a scurire troppo. Preferisco la BB cream al fondotinta anche perché, come dicevo prima, il fondotinta... metto quella della Caudalie, che è un po' più chiara, nella zona centrale, in modo da avere comunque un po' di contrasto, non avere tutto il viso dello stesso colore. In generale, appunto, se mettete fondotinta, quelli coprenti, vi accorgerete che vi staranno male, perché la pelle tende ad essere molto più secca d'estate rispetto all'inverno, quindi sembra bella, però in realtà è problematica. E mi raccomando, ne portate un po' anche lungo il collo o le zone visibili. Devo stare un attimo attenta perché ho il vestito bianco. Normalmente lo metterei prima di mettere il vestito bianco e poi aspetterei che si asciughi, per evitare di arrivare con le mie manine sporche a fare il colletto colorato. Però vabbè. Quindi anche usare comunque un prodotto poi come la BB cream, che è anche idratante, è perfetto, perché anche quello, diciamo che aiuta durante il giorno, perché la sera, la mattina ci mettiamo la crema, però magari durante il giorno stiamo 10 ore in giro e la nostra pelle ha bisogno di idratazione. Usare un prodotto idratante aiuta almeno un attimo, anche se non è sempre sufficiente. Infatti è sempre meglio portarsi in giro uno spray idratante tipo il Fix Plus o tipo di tantissime altre marche ci sono. Io ne uso uno della Kiehl's, che è fatta apposta per l'aereo, però mi piace da usare in giro, non lo uso solo in aereo, è super idratante. È un ottimo profumo. Per quanto riguarda il correttore, faccio un mix di due colori della MAC. In realtà ci avevo anche la palette media, non so più dove è andata a finire, devo cercarla. Comunque, praticamente prendo un po' di un colore scuro, questo, però ovviamente è troppo scuro per il mio incarnato. Lo metto sulla mano e prelevo un po' del colore più chiaro. E la cosa interessante è che praticamente le palette della MAC sono divise in sottotono freddo e caldo. Quindi io, prendendo un sottotono caldo e uno freddo dall'altra palette, faccio un mix e diventa un colore neutro per il mio incarnato, perché non sono né troppo calda né troppo fredda. Quindi fate attenzione, perché ad esempio se avete qualcosa da correggere è indispensabile che voi azzecchiate il colore se siete abbronzate, perché altrimenti veramente, se usate un colore che è troppo freddo verrà fuori una macchia grigia, se usate un colore che è troppo caldo diventerà una macchia arancione, se usate un colore troppo freddo andrete a spegnere la pelle e si vedrà una macchia bianca, se usate un colore troppo scuro dovete proprio, cioè è la cosa più importante quando siete abbronzate, se volete un attimo truccarvi, azzeccare il colore. Come dicevo l'altra volta, piuttosto che usare i colori che usavate d'inverno su una pelle molto abbronzata, meglio non fare niente, perché andate a peggiorare la situazione. Quindi piuttosto mettete una crema idratante, bella intensa, luminosa, piuttosto che mettere fondotinta o correttore del colore sbagliato, perché veramente l'effetto si nota subito sulla pelle abbronzata. Essendo così, ho preso due correttori che erano completamente sbagliati per me, con due sottotoni diversi, però ho trovato un colore che è perfetto per il mio incarnato, e che quindi vedete che se vado a correggere delle imperfezioni non si nota. E lo vado ad usare anche sulle occhiaie, e nel caso delle occhiaie posso anche tenerlo un po' più chiaro il colore, ma non di troppo, mi raccomando. Ok, una volta messo il fondotinta o la BB cream, decidete voi se avete bisogno della cipria. Se avete la pelle molto secca, meglio evitare la cipria. Se avete però il fondotinta che tende a muoversi, lo sentite un po' oleoso, un po' grasso, se vi sembra che non si asciughi mai, meglio utilizzare allora un po' di cipria, ma soltanto in alcuni punti.
In questo caso io prendo, questo è il numero 220 della Fit Me Maybelline, e la metto solo però un po' dove tendo a lucidarmi un po' di più e sotto gli occhi per fissare il correttore. Basta, non la metto sul resto del viso. Terra, io quest'estate io sono stata pigrissima, quindi mi sono truccata veramente al minimo. Quello che facevo erano le sopracciglia, la terra, il blush e il rossetto. Non mettevo neanche il mascara perché non, cioè, volevo rafforzare la ciglia, quindi durante tutta l'estate ho praticamente utilizzato un siero per ciglia che si mette all'attaccatura delle ciglia e aiuta a far sì che le ciglia si rafforzino. E come dicevo nel blog, perché tantissime me l'avete chiesto, è un prodotto sì che funziona, c'è di tantissime marche, questo è uno che sto provando io, ma ce n'è veramente di tantissime marche. Il problema è che è uno di quegli investimenti alti, perché costano di solito 50-60 euro questi tipi di sieri, magari li trovate anche un po' più economici, però cosa succede? Che per far sì che l'effetto duri dovete continuare ad usarlo in eterno, perché nel momento in cui poi smettete finisce l'effetto. Di solito ci sta 60 giorni a fare effetto, perché praticamente non è che fa miracoli, ma semplicemente rafforza le ciglia, quindi invece che cadere, le ciglia sono un po' come la pelle, cadono, però ci stanno un po' di più a cadere rispetto alla pelle che si cambia ogni 2 settimane più o meno. Le ciglia ci sono circa 60 giorni, mi sembra, e quindi ovviamente rafforzandole durano di più, o si allungano, diventano più lunghe prima di cadere. Il problema è che appunto appena smettete di utilizzare questi tipi di sieri, le ciglia tornano come erano prima. Quindi se volete un metodo più economico, però non altrettanto efficace, perché non è altrettanto efficace, c'è l'olio di ricino che è fantastico, rafforza le ciglia, però appunto non dà gli stessi risultati. Questi sieri specifici danno dei risultati molto più drammatici, però appunto è un bel investimento. Faccio prima le sopracciglia e poi dopo mettiamo il resto. In realtà anche lì durante tutta l'estate io ho utilizzato soltanto delle matite, non ho usato la brow pomade o comunque i prodotti in mousse o in crema. Usavo solo un po' di matite in realtà, giusto per anche solo un po', cioè anche soltanto, ad esempio, faccio vedere, adesso non è la matita ovviamente, però per farvi capire, voilà, anche soltanto così nel giro di 10 secondi. Anche se non sono perfette, almeno si notano un po' di più, perché altrimenti, soprattutto con l'abbronzatura, mi rendo conto che già averle sottili perde tanto, perché non si notano quasi più. Cosa positiva dell'abbronzatura è che si nota tutto il resto, soprattutto gli occhi e i denti. Tutto quello che è bianco ovviamente viene accentuato dall'abbronzatura, quindi i denti sembrano molto più bianchi, gli occhi sembrano molto più grandi e più bianchi, scusa. Però le sopracciglia sembrano molto più sfigate, cosa che non ci piace. Terra! Mi raccomando, terre piuttosto calde, con un sottotono aranciato o rosso. Ad esempio, una ottima è questa qua della Shaka. Questo è un sottotono abbastanza rosso. Se la vedete, se la andate a sfumare, vedrete che tende ad essere un po' rossastra. Un'altra ottima, l'avevo presa l'anno scorso, non so se c'è ancora in commercio, questa qua della Givenchy, però quella di prima era più satinata. Questa è un po' più brillante. E questa è il numero 3 di Crossier, Givenchy Crossier, Bon Mine. E questa qui, vedete, è più aranciata. Tutte e due ottime, dipende dall'effetto che volete avere. Questa, quella, oppure ovviamente una qualsiasi terra che voi avete lì a casa, però calda. Io sto usando quella della Givenchy. Questo è il pennello di Wayne Goss, che è uno dei suoi best seller. Molto 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 carino, per fare soprattutto contouring o mettere appunto blush o terra. Sfumo verso i capelli, anche perché tendenzialmente qui sono sempre un po' più bianca, perché ci sono appunto i capelli in mezzo. Come vi avevo detto anche nell'altro video, mi raccomando, un po' anche sul naso per rendere il tutto più realistico. E lungo il collo. Un ottimo colore di blush ovviamente è l'arancione, quindi più siete scure più potete usare con colori più intensi rispetto all'estate e rispetto all'inverno. Questo è uno che mi piace tantissimo, è opaco, quindi anche qui se avete utilizzato una terra che è un po' più brillante va bene. E è il numero 80 Cinnamon Cannella della NYX, è molto bello, molto intenso, molto pigmentato, quindi ne basta proprio una punta. E dà un bellissimo effetto. Anche qui ne metto un po' sia sul naso che sulla fronte. Poco, ovviamente, non volete il naso rosso. Rispetto alla terra, qui mi concentro più sulla parte davanti, non la porto troppo in fuori. Prima qui abbiamo messo la terra, qui adesso mettiamo un po' di blush. Però usiamo lo stesso pennello per fare in modo che si
sfumino i due colori, che non ci sia una macchia di arancione qua e una macchia di marrone lì, e li mettiamo poco alla volta in modo da avere un effetto leggero. Prendiamo le ciglia, in realtà questo era proprio sempre il mio trucco. E vabbè, il colore che ho usato di più quest'estate in assoluto è stato questo, si chiama Slow Burn della Urban Decay, è uno della linea Sheer, l'ho usato, vedete? Cosa che a me non succede mai di vedere tipo il rossetto che scende, perché vabbè, serve metterlo un bel po' di volte per far sì che scenda, ma poi di solito magari uso un rossetto per un po' di volte, poi ne provo un altro, poi un altro. Questo veramente l'ho usato tantissimo e tutte le volte che lo mettevo mi facevano complimenti, soprattutto mia nonna tipo, che bello il rossetto che avevi ieri, perché lei era appassionata tipo dei rossi. Questo è un rosso arancione, bisogna metterlo, essendo sheer, sulle labbra senza burro cacao, quindi lo togliamo in modo che scivoli meglio. E io di solito, allora, può essere molto intenso e diciamo che è uno di quei colori che non mi aspettavo fosse così. Mi ricordo che quando tipo una mia amica l'aveva, non questo qua, aveva comprato uno di questi qua della linea Sheer un po' di tempo fa, gli avevo detto no, dai, che cacchio hai fatto, riportalo indietro da sempre, l'avevo detto, perché di solito i rossetti Sheer, diciamo, sono quelli che mi danno meno soddisfazioni perché vengono via con uno starnuto. Questo invece dura un sacco, infatti non me l'aspettavo così. Intanto vedete il colore stupendo. E questa io faccio di solito una passata così, leggerissima, perché può essere molto più intenso, però a me piace proprio così, in modo che sia molto più fresco come look, non è troppo, altrimenti userei uno di quelli cremosi classici. Invece proprio mi piaceva l'effetto che dà sorbetto sulle labbra. E la cosa incredibile è che mi sta bene sia da bronzata che da pallida, perché non so se vi ricordate, avevo fatto una review tipo un mese fa, in tantissimi mi avete chiesto che rossetto avevo usato e era questo. Adesso non mi ricordo che review era, però andando poi a rivedere la review all'epoca mi ricordo che avevo detto cavolo, sì, era questo. Comunque vi faccio vedere con il colore più intenso, anche se appunto mi piace di più così. Però vedete che volendo diventa intenso. E ha un'ottima durata e a me non va per niente nelle pieghe, cosa che anche lì di solito è rara. Mi piaceva di più prima, un po' più leggero, però questo è l'effetto. E io uscivo così, perché comunque ero truccata, però non eccessivamente. Sfruttavo il fatto che la mia pelle stava già bene, era bella abbronzata, perché già poi da abbronzate i nostri lineamenti si definiscono meglio, quindi magari rispetto anche all'inverno, dove magari facciamo un po' più di contouring, andiamo un po' più a scolpire, d'estate già l'abbronzatura crea delle ombre un po' più marcate e quindi già anche lì basta meno roba, insomma. E facendo così avevo comunque gli occhi delineati dalle sopracciglia, dalle ciglia piegate e poi dal fatto che con la bronzatura e il bianco degli occhi, gli occhi già di suo risaltano di più. E sulle labbra un colore, appunto, io ho usato solo questo praticamente, non ho usato altro. Una volta ho usato ad esempio la matita sempre della Urban Decay, questa è la Bang, che in realtà l'avevo comprata per mia cognata, perché per mia suocera, che praticamente il giorno prima di partire mi manda un messaggio per chiedermi se potevo andarla a comprare Morange della MAC, che le avevo lasciato lì tipo l'anno prima che stava finendo. Siccome non passavo dalla MAC e stavo andando da Sephora, ho detto vabbè, le prendo questa, perché lei sta benissimo ad esempio con i colori aranciati, però i colori come Morange tendono a sbavare, soprattutto se si hanno le labbra sottili, se è una certa età. Le matite sono un'opzione molto migliore. In realtà sono stata cattiva, no? E dopo essere arrivata in Italia ho deciso di tenermela io, perché mi piaceva come mi stava. E è questo colore aranciato, però poi alla fine mi piaceva di più l'effetto sheer, quindi ho optato sempre per questo qui e non per questa. Però non sono una cattiva, nuora, non sono una cattiva nuora, perché non avevo portato solo questo, avevo portato anche come opzione un rossetto nuovo di Kat Von D, sempre sull'aranciato, e allora alla fine gli ho dato quello, che era opaco, bello, insomma secondo me stava benissimo. Poi alla fine lei mi ha fatto intendere che le piaceva di più Morange, come sempre, però intanto gli avevo portato anche l'altra opzione. Ragazze, spero che i consigli vi siano serviti, fatemi sapere se anche voi vi siete abbronzate quest'estate come me. Il tempo in Italia era fantastico rispetto all'anno scorso tipo ero venuta in Italia a giugno e c'era sempre stato pioggia, quest'anno ero troppo felice, sarà un tempo fantastico. Quindi niente, manteniamo la bronzatura. Ciao bellezze!